veramente non orgoglioso, ma di più. Senti Paolo, tu dicevi giustamente, mi è dispiaciuto, no, per quello che è successo negli ultimi sei mesi, ti aspettavi forse un addio diverso? No, ma gli addii sono sempre dolorosi, io non ho mai visto un addio felice. Io l'unica cosa che ho fatto oggi nello svuotare il mio armadietto, che ancora non era ufficiale ma l'ho dovuto fare, pensavo di provare emozioni che potessi piangere, però ho visto comunque un ambiente che a cui dispiaceva che andavo via, e quindi ho provato orgoglio. Non ero felice, ma sono stato orgoglioso comunque di compagni che hanno provato a dirmi ti prego resta con noi, di magazzinieri e massaggiatori che dicevano ti prego non andare, degli steward che addirittura hanno pianto, quindi persone a me vicine che hanno apprezzato soprattutto l'uomo e poi il calciatore. E io ho detto ai miei cari amici non voglio lacrime, voglio solo sorrisi, perché per me Napoli è stata una parentesi strafelice ed è giusto che io vado col sorriso sulle labbra. Beh, questo ti fa indubbiamente onore, Paolo, anche perché mi sembra anche di capire che giustamente tu non voglia anche polemizzare con nessuno. Ma no, guarda, io non ho niente da polemizzare, sono stati sei mesi di silenzio i miei e credo che il silenzio vale più di mille parole. Sono stato professionista, sono stato eccezionale nell'ambito per cui riguardava, e voglio lasciare così l'avventura napoletana, senza... così, io credo che il mio silenzio sia da apprezzare e da capire, tanto ho ben poco da dire, la situazione è stata chiara. Senti, intanto c'è Ciro che scrive sto piangendo ti voglio bene, sei un ragazzo d'oro, hai scritto la nostra storia, sei il mio capitano, ti farò sempre per te, ci scrive Sasà da Angri. Guarda, Paolo, io ne approfitto perché ho avuto in passato forse qualche problemino, ma agli occhi dell'Italia Napoli è conosciuta solo per gli episodi negativi, perché purtroppo le negatività vengono fuori. Io ho avuto qualche momento difficile, ma era una piccolissima parte che provava a darmi fastidio. Quella piccolissima parte mi ha dato una forza enorme, che mi ha dato anche la voglia di regalare gioia ancora più forte a chi mi vuole bene, e quindi lottavo anche per chi mi voleva bene, per smentire comunque gli attacchi, le critiche. E io penso che oggi vado via da vincitore, e quei pochi che hanno pensato solo di criticarmi mi hanno fatto prima di tutto un piacere e seconda cosa hanno perso. Quindi me ne vado da vincitore assoluto, e ringrazio veramente i tifosi che sono stati fantastici. Ho vissuto 200, quasi 80 partite, non ricordo bene il numero esatto, con la maglia azzurra, con il sostegno dei tifosi, ragazzi delle curve che sono non eccezionali ma di più, che danno un sostegno tremendo. E oggi credo che siano fondamentali anche per questa piazza. Gli aggettivi si sprecano, io non ripeto, sono stato orgoglioso, sono nella top 10 dei giocatori di Sempreazzurri, veramente se potessi tornare indietro rifarei ad occhi chiusi questa scelta. Sei un grande, Paolo. Senti, ma ecco, Gennaro da Bacoli, e ora mi tocca tifare per il Sassuolo. Grazie capitano. E posso poi dire una cosa? Dimmi, vuoi dire tutto quello che vuoi, Paolo. Quando ero ragazzino, i primi anni di Parma, era una squadra che a Napoli, non dico si faceva il tifo, però era simpatizzante. Ecco. Io penso che Sassuolo è una squadra simpatica, quindi si può iniziare qualcosa. sì, no, ma direi proprio di sì. Senti Paolo, guardando un po' indietro in questi sette anni, qual è stato il momento più bello? Perché tu ti sei tatuato sul braccio la promozione in Serie A, no? Guarda, la festa di Marassi, il pianto che io ho avuto varie emozioni. Ho vinto la Coppa Italia da capitano, l'ho alzata. Il mio sguardo in quella foto racchiude tutto, e non voglio per me che quella foto resterà nella memoria di tutti. Ho avuto la possibilità di fare due volte la qualificazione di Champions League consecutiva, che capita a pochissime squadre in pochi anni, quindi sono soddisfatto. Non sono vittorie, ma come se lo fossero. Ma io penso che il 10 a Genova, il 10 giugno, le batte tutte, perché quella è la rinascita. Oggi è facile venire a giocare a Napoli. Napoli è una società ambita per tanti giocatori, qualcuno addirittura si permette di rifiutarla, non so come fa, però problemi loro. Napoli è una città fantastica, Napoli è una piazza stupenda,
però io c'ero quando forse pochi ci credevano e nessuno lo pensava, quindi questo mi rende ancora orgoglioso. Io per questo ho un tatuaggio di una data storica e non di una vittoria, che forse di una Coppa Italia, che forse può essere stata ancora più importante per tantissime persone, ma io penso che la rinascita sia stata la mia emozione più forte. Direi proprio di sì. Senti Paolo, tu hai citato prima i ragazzi delle curve che ti hanno sostenuto dal primo all'ultimo giorno in cui tu hai vissuto qui da capitano del Napoli. Volevo chiederti qual è stato. Guarda, io voglio fare un pensiero su questi ragazzi, perché quando uno magari prima di venire a Napoli gli viene detto sai ci sono le curve, io forse posso dire che oggi questi ragazzi qui a 360 gradi sono quelli che amano di più la maglia del Napoli, e quindi possono avere degli attimi un po' di follia, ma l'amore che loro hanno per questa squadra è incondizionato. E poi fine partita i fischi credono siano giusti o corretti, ma loro 90 minuti sono in campo con noi. Senti. E oggi questa è una cosa che a me dispiace non avere più, dico la verità. Senti Paolo, guarda, Raffaele ci scrive, mi stai facendo piangere, forza Napoli da oggi, forza Sassuolo. Salvatore, ho la sua fotografia in camera quando alza la Coppa Italia, sei uno di noi, sei un napoletano e sei un capitano. Quando un cannavaro lascia Napoli si piange sempre, un altro amico, si chiama Nunzio. E niente, veramente tanti messaggi, mi commuovo, scrive Nicola Uriemma, mi commuovo, grazie Paolo, sei il nostro capitano. Dario ci scrive, Dario Di Stasio, Gabriella, Franci dice che per noi resterà sempre il nostro capitano, lo aspettiamo perché lui deve tornare. Guarda, io mai dire mai, perché poi tutto è possibile. Io ringrazio il Sassuolo che mi sta dando una possibilità importante, hanno un progetto importante. Qualcuno può storcere il naso perché pensa al Sassuolo, ma oggi posso dire che di gran lunga meglio di tante altre società che magari viaggiano in altre posizioni di classifica, perché il calcio non è solo fare un campionato e basta, è anche programmare, avere dei chiari ed essere persone serie. Io mi sono fidato di una società 7 anni fa che lo era e ho avuto dei vantaggi, quindi spero di poter fare la scelta giusta anche questa volta. E se mi permetti di dire che la mia vittoria, che non posso tatuarmi forse sul corpo, però la mia vittoria più grande è stata che in gli anni bui tanti ragazzini si sono convertiti a tifare Milan, Juve e Inter. Oggi anche grazie a me, non solo grazie a me, oggi i bambini tifano Napoli e non hanno problemi di distrazioni di altri ambienti, e credo questo sia per la nostra città la cura migliore per combattere i tifosi stranieri nella nostra città. Sei un grande Paolo, veramente io devo dire che siamo qui sommersi dai tuoi, dalle tue parole, dai messaggi. Lello mi chiede di leggertelo, se c'è solo un capitano, grande Paolo, sarai sempre il nostro capitano. È ovvio. Grazie a tutti, approfitto che a tutti quelli che sono in linea, grazie. Napoli sarà logicamente sempre nel mio cuore, ma lo è sempre stato e lo sarà. E come prima, più di prima, sarò sempre tifoso del Napoli. Ah, ma non c'è dubbio. Senti, ci scrive un ascoltatore e ci chiede, e ti chiede fondamentalmente, tra poco c'è la gara contro il Napoli, per te sarà... Caliamo un velo pietoso. Non lo so cosa vivrò in quei giorni. Preferisco non pensarci già da ora, se no inizia un po'... Lasciamo stare. Paolo, senti, ma tu l'hai vissuto dal di dentro, anche negli ultimi minuti, no, del Napoli, e anche volevo chiederti dal punto di vista tecnico, questa squadra secondo te con questo nuovo allenatore dove può arrivare, fin dove può arrivare? Questa è una squadra che ha dimostrato che comunque c'è e sta facendo benissimo a 3 competizioni, quindi è una squadra che sulla carta può rimontare la Juve, logicamente se la Juve rallenta, ma le carte in regola per essere protagonista ancora quest'anno, per poter vincere l'Europa League e la Coppa Italia. È un gruppo di ragazzi eccezionali, che oggi lascio dei ragazzi veramente fantastici, che danno tutto e si dedicano al lavoro, quindi il Napoli è in buone mani.
Ti volevo chiedere, Paolo, prima di salutarti e ringraziarti, ti stavo dicendo, insomma, dall'interno tu hai detto giustamente che Napoli può tranquillamente centrare quantomeno la seconda posizione in Champions League, per la Champions League, la vittoria dell'Europa League, la Coppa Italia e quant'altro. Volevo chiederti innanzitutto cosa senti di dire a Lorenzo Insigne, che sta vivendo un momento un po' così, e anche ai tifosi che lo hanno fischiato un attimo, insomma, come... Ma qui tocchiamo un tasto dolente della nostra città. Io dico solo semplicemente a chi fischia, senza polemizzare, non vi lamentate se un domani i napoletani non vengono più a Napoli o che un domani Insigne possa andare via, ma no perché vuole andare via, spero che non si meravigliassero. Però lo stadio ha avuto un'ottima reazione in quel giorno, cantando comunque a favore di Lorenzo, e sì. Io credo che il fischio è giusto quando è meritato, quando è premeditato ci dovrebbero pensare un po' di più. E a Lorenzo cosa hai Lorenzo detto? Sa, io l'ho detto a quattro occhi, è vabbè, giusto che resti privato, okay. Ma ho solo stimolato il ragazzo a far capire a tutti che come ho vinto io può vincere lui, anzi deve vincere lui. Hai letto il tweet di Berami? È una delle cose che mi ha reso orgoglioso, perché quando va via il calciatore si rimpiazza, l'uomo è difficile, l'uomo è veramente difficile. Capitano, che dirti? Scrive Salvatore, ciao capitano, grazie per averci portato di nuovo in alto. Paolo è soprattutto una gran bella persona, ci scrive e ti scrive Rossella, in bocca al lupo e a testa alta, dimostra il tuo valore, un altro amico. José, poi grande capitano, spettacolare professionista, magnifico uomo. Paolo, in conclusione ti lascio proprio 30 secondi, e ti ringrazio di questa chiacchierata che ci hai voluto grazie regalare. Grazie a voi e grazie a tutti. Niente, non so che dire, Forza Napoli credo sia la cosa migliore.